a una maggiore, diciamo, consapevolezza del fatto che in realtà noi non siamo sballottati qua e là. Tanto è vero che anche attraverso le sfide noi poi vediamo che queste si trasformano in una benedizione. Perché? Perché noi non siamo abbandonati da soli nelle nostre prove, nelle nostre difficoltà. Ma Dio insieme a noi scende nella prova, come gli amici di Daniele, Anania, Misaele e Azaria. Non erano da soli perché il figliolo di Dio è insieme a noi nella fornace della prova. Una cosa che ci può debilitare è la mancanza di questa consapevolezza, ma non solo, anche la mancanza, quello che sto comprendendo, che sto studiandomi di comprendere sempre meglio, la consapevolezza di chi siamo in Cristo, di cosa siamo veramente in Lui, cioè figliuoli amati, eredi, e non mendicanti che cercano di andare, come diceva un pastore, che mi piace questo esempio, come delle persone inabilitate che vanno. Non hanno garanzie, cercano di ottenere, come dire, un prestito in banca pur non avendo le garanzie, cercando un po' di commuovere il direttore di banca, di supplicarlo, di cercare. No, ma non funziona così. Io credo che questo atteggiamento quasi sia un insulto alla paternità di Dio e non ci faccia comprendere la nostra posizione filiale che abbiamo con Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo. Tant'è vero che Gesù stesso è arrivato a dire: il Padre vi ama, voi che credete in me, il Padre stesso vi ama. Potete andare a Lui, al Padre, perché Egli stesso vi ama. Egli stesso vi ama. Che libertà in questa parola. Quindi se Lui ci ama, se Lui vuole il nostro bene, se Lui è dalla nostra parte e tifa per noi, noi allora siamo realmente al sicuro. Il Padre stesso mi ama perché voi avete amato me, avete accolto me, avete creduto in me. Noi siamo nel Padre, in Cristo, mediante lo Spirito.